e benvenuti, grazie della vostra presenza. Non so se per contatto o per... va bene, comunque so che Gerardo si è dato da fare perché la comunicazione da parte nostra è stata un po' difficoltosa questa volta, ma cercheremo di rimediare. Grazie alla professoressa che ci parlerà di cose presenti e di cose future. Sì. Ecco, quindi dei presenti e dei futuri, se siamo proprio avviati bene. E parleremo questa sera del De Musica di Agostino, che evidentemente è un qualcosa che va al di là di quello che intendiamo normalmente per musica, e ci parla di un'armonia soprattutto, e credo che proprio questo lo renda particolarmente adatto anche a questo ultimo nostro incontro, quello natalizio, perché credo proprio che il Natale sia la riscoperta dell'armonia tra cielo e terra. Non so se dopo questo posso fare ancora battute sul moderatore, non lasciamo perdere, perché ecco, ringrazio anche Armando che si è impegnato per questo come per tutti gli altri giovedì letterari, riconosciamo, e soprattutto ha già dato la disponibilità per tutti i successivi fino a maggio dell'anno prossimo. Grazie, buona serata a tutti e buon Natale anche. Grazie Monsignor Ballarini, e questo è un po' un incontro in cui ci si augura buon Natale, anche se è stato organizzato con una certa, diciamo così, velocità. Però vuol rendere omaggio a una casa editrice che sta per entrare, o almeno è già entrata nel 25esimo anno e lo compierà il settembre del prossimo anno. È nata nel 92, La Vita Felice, che è nata appunto da Gerardo Mastrullo quando era direttore della libreria Garzanti in galleria. Non cercatela più, perché adesso penso che ci sia un posto dove, non so, c'è il ristorante, prima c'era un negozio di cravatte, cioè la galleria praticamente cambia immagine ogni 3-4 anni, e quindi essendo stata chiusa anche peggio, cioè, quindi non so più cosa ci sia. Però nella libreria Garzanti della galleria, che era un posto che sia Gerardo che il precedente direttore Oneglio avevano tenuto con cura e con quella cura da antichi librai che era tipica delle librerie un po' di tradizione, e ricordo che era la libreria che serviva l'Università di Pavia, perché ci si trovava sovente Isella, sovente Segre, sovente la Maria Corti, eccetera eccetera. Dico la Maria Corti perché c'era sempre una discussione con lei o con qualcuno in corso nella libreria Garzanti. In questa libreria cominciò ad arrivare anche Alda Merini, non ancora poetessa, diciamo così, già codificata, e le prime cose di Alda Merini appunto furono stampate da Gerardo Mastrullo e altre se ne aggiunsero, e diventò una casa editrice di poesia, di narrativa, e poi lentamente ha accolto i classici e ha accolto La Collana, La Coda di Paglia, che è un nome scheivilleriano, che questa sera si presenta, anche perché il prossimo libro che uscirà, e penso che sarà appunto a gennaio, ma lo presentiamo questa sera proprio per augurare buon Natale a tutti, è il De Musica di Agostino, che è un'opera che chiunque si interessi di musica
o si interessi di cultura antica o si interessi anche vagamente di problemi di estetica musicale, incontra in qualche modo. Incontra per mille motivi, incontra per le divisioni dei tempi, per le situazioni. Il De Musica di Agostino è un po' una pietra d'inciampo che tutti hanno lì, no? Perché a cominciare dalla frase che tutti citano i manuali di storia della musica medievale o anche altri, no? Musica est scientia bene modulandi, come si traduce, che cosa vuol dire, ma questa affermazione che cosa deve ai pitagorici, cosa deve a Platone, ma ha dei debiti, avrà delle conseguenze. Poi il De Musica di Agostino diceva bene Monsignor Ballarini, che ovviamente facendo parte di una tradizione che anche se ora la Chiesa, diciamo così, ha un po' sacrificato la musica, ma per secoli, almeno anche per quasi due millenni, ha conservato tutta una tradizione, soprattutto del canto ambrosiano, del canto gregoriano, eccetera, così. Ultimamente, diciamo, dopo il Concilio, la musica in Chiesa è un po' in sofferenza, insomma, ecco, sia come qualità, sia come situazioni. E giustamente parlava di armonia e legava questi concetti, ma quando noi parliamo di armonia nell'ambito di Agostino, chiaramente andiamo a citare un qualcosa, una parola che effettivamente ha dietro di sé un universo, perché ci spinge alla Quinta Eneade di Plotino, ci spinge a Porfirio, ci spinge ovviamente in tutto quel mondo neoplatonico che aveva ripreso il messaggio negativo di Platone, che poi è un messaggio negativo per modo di dire, e l'aveva poi ripensato. Ripensato ovviamente confrontandosi con i pitagorici, confrontandosi con le esigenze di quel mondo, laddove la musica diventava anche qualcosa che effettivamente era utile per comprendere appieno le facoltà dell'anima, che, come diceva Panikkar, è un'invenzione dei greci e a loro si deve un po' tutto, tutte le questioni dell'anima. Indipendentemente però da questo, e ne parlerà la professoressa Bettettini, che come al solito mi vuole sempre accanto quando andiamo a discutere di cose agostiniane, speciose, eccetera, no, ma anche quando abbiamo fatto la cosa statale sulla filosofia del diritto, mi ha tirato in un pasticcio di cui ho ancora le ferite. Ecco, il mio compito, che è un po' più da comunicatore, era quello di rendere ragione a questa collana, la coda di paglia che ho detto, e questa collana, a differenza di molte altre che popolano il paesaggio editoriale italiano, ha perlomeno il coraggio di pubblicare dei testi, come il De Musica di Agostino, che vedremo tra poco, ma anche dei testi, diciamo così, insoliti, particolari, curiosi, e un po' riprende una tradizione che in qualche modo è venuta a cadere, diciamo così, con la scomparsa di Giulio Einaudi, la scomparsa di grandi personaggi come Valentino Bompiani, che in questo modo, curando collane particolarmente stimolanti, ma che avevano, diciamo, delle grandi aperture sulla cultura e su quanto si poteva riproporre, fare, eccetera, avevano, diciamo, ringiovanito la cultura italiana. Del resto la collana dei saggi Einaudi ha dei meriti che sono grandissimi, proprio per lo svecchiamento della cultura italiana, ma pensiamo anche un'altra collana che ha avuto dei meriti incredibili per il nostro sapere, proprio per le cose di casa nostra, che è la Biblioteca di Cultura Moderna di La Terza, che era un po' una emanazione di Benedetto Croce. Ecco, questa collana però ha il coraggio in tempi difficili, però grazie anche alla stampa digitale, per cui non si sciupano copie, non si rischiano praticamente. Ecco, lasciamo l'annuncio. Non si può fermare la tecnologia e quindi non. Pessimo accento, ma lo dice. Ecco, al di là di questo, dicevo, il coraggio di riproporre alcuni testi che erano anche scomparsi un po' dal panorama editoriale italiano. Io faccio un po', ma ci sono anche delle novità mai tradotte, o qualcosa che in qualche modo riprende un po' quello che era il bisogno del flaneur che andava in libreria e
curiosava, leggeva, tenendo presente che noi andiamo in libreria per scoprire qualche cosa e cerchiamo su internet quello che già dobbiamo comprare, perché nessuno può, che so io, passeggiare culturalmente negli acquisti di Amazon o di altri siti. Ecco, questa collana, La coda di paglia, che va messa tanto alla produzione dei classici, poi magari chiederò allo stesso Gerardo Mastrullo di fare un intervento, così le spiegherà tutte. So che molti di voi appunto hanno un po' il cuore, l'anima, il lavoro, gli interessi, gli intenti nella vita felice. Ecco, è posta accanto alla collana di classici, dove sono state pubblicate anche delle cose di un certo rilievo. Insomma, io mi ricordo quel lavoro su Democrito, che non è quello di Luria, ma è estremamente interessante, dove ci sono delle cose della tarda antichità che sono interessanti, dove, insomma, ma poi sentiremo magari dallo stesso Gerardo. E poi accanto ovviamente a tutta la produzione della casa editrice, perché è una casa editrice particolarmente attenta, e lo ricordo proprio per chi ci seguirà poi su internet, per quello che riguarda la poesia e anche una certa narrativa. Ecco, questa collana, così sfidando un po' quelle che sono le tendenze di oggi, ha riproposto, per esempio, che so io, mi spiace che non ci sia qua l'amico Rodella, ha riproposto per esempio la storia dei manoscritti di Leonardo da Vinci scritta da Mazzenta. È un lavoro che giaceva qui in Ambrosiana fatto nel 1919 da Monsignor Grammatica, che poi non era stato più ristampato ed è stato riproposto. Poi tutti hanno usato la storia di questo canonico che, andando a Vaprio d'Adda a vedere i manoscritti di Leonardo, ne prendeva un po', cercava di venderli, eccetera, poi li portava a Orazio Melzi. Orazio Melzi diceva: ma con tutta la fatica che ha fatto si tenga questi manoscritti, ne carichi un mulo. E c'è questa storia appunto che, raccolta, curata filologicamente da Monsignor Grammatica, giaceva qui nei Fontes Ambrosiani, se non sbaglio venne pubblicata, se ben ricordo, nel 19, e quindi è stata riproposta, così come è stata riproposta ad esempio l'Acerba di Cecco d'Ascoli nell'edizione del 1927 curata da Achille Crespi. Achille Crespi non era né uno studioso né un particolare filologo, poi l'Acerba di Cecco d'Ascoli non ha ancora un testo critico definitivo, per quel che so che doveva cimentarsi Gianfranco Contini, ma ha curato solo il codice ugubino, poi non ha terminato tutte le collazioni che voleva fare. Però per esempio l'Acerba di Cecco d'Ascoli è stata un'operazione estremamente felice, perché ha riportato a disposizione di un vasto pubblico un testo che sino alla metà del Cinquecento era stampato in un numero di copie di edizioni superiori a Dante, alla Divina Commedia, ed era la classica enciclopedia medievale che suscitava in un qualche modo una serie di interessi, perché noi dimentichiamoci che Cecco d'Ascoli, oltre che essere stato bruciato sul rogo perché ha trovato un inquisitore cattivo e perché non è riuscito a dimostrare la sua innocenza, Cecco d'Ascoli ebbe la ventura di vedere i documenti del suo processo trafugati da Napoleone quando occupò Roma, e quindi insieme a quelli di Galileo e insieme al processo dei Templari i documenti del processo di Cecco d'Ascoli finirono a Parigi, e tutto il mondo si chiese, tutto il mondo di allora, che importanza avesse Cecco d'Ascoli perché Napoleone, che non era uno sprovveduto, li portasse a Parigi. Poi questo, a Parigi non si fece niente, ma dovevano essere pubblicati per dimostrare insomma la libertà della Francia e le terribili angherie che venivano da Roma, dalla Chiesa, eccetera, eccetera. Poi non se ne fece niente, segno evidente che, senza contare che poi, come ha dimostrato, hanno dimostrato non pochi studiosi di Galileo, quelli che erano considerati documenti del processo di Galileo e che non erano interpretati come tali, si pensava fossero dei resti, invece proprio il processo, e che i censori francesi non sapevano leggere un processo inquisitoriale, e quindi anche lì c'è lo storico Beretta, che in Svizzera appunto ha pubblicato una serie di saggi e di studi proprio su questo, e penso che avremo presto l'edizione definitiva anche di questo. Poi c'è da dire che nella coda di paglia sono uscite delle sorprese. Per dar l'idea è uscito il Loschi, qui bisogna dire che lei e Luca Bianchi ci hanno messo la loro, perché Maria Bettettini è stata la suggeritrice, per quel che ne so, di Gerardo, questo saggio sulla teologia negativa e la conoscenza di Dio in Meister Eckhart. Loschi lo conosciamo anche per i suoi studi sulla Chiesa ortodossa, per tutto quello che ovviamente
ha fatto sulla teologia ortodossa, ma questo studio è particolarmente importante anche se va contro alcune tendenze, e parlo del professor Sturlese, parlo anche di altri che indubbiamente hanno tutte le loro ragioni, sta curando l'edizione critica di Meister Eckhart in Germania, però è anche vero che è una lettura, diciamo così, non scontata di tutto il fenomeno mistico, e quando siamo di fronte ai mistici, i filologi molte volte si devono arrendere, anche perché non si sa mai dove vanno a parare, dove vanno a finire, e questa lettura ortodossa è estremamente interessante perché siamo di fronte a un ortodosso formatosi in Germania con una visione che è quasi dostoevskiana di Meister Eckhart, ed è un libro che sta avendo particolare successo, dice Gerardo, tra i giovani. Ma in particolare poi devo dire che una delle ristampe che forse è costata più fatica alla redazione della casa editrice è stata La vita di Gesù di Friedrich David Strauss, Una vita di Gesù ponderosa, scritta con sciupio di cultura. Del resto Strauss era un uomo coltissimo, aveva seguito le lezioni di Hegel, aveva seguito anche quelle di Schleiermacher, se ben ricordo, però quello che fa impressione in questa vita di Gesù, che è una vita di Gesù hegeliana, è che effettivamente, anche se il suo valore dal punto di vista teologico oggi non possiamo più considerarlo di notevole portata, è indispensabile per la storia della filosofia, innanzitutto perché con Strauss proprio nascono sia la sinistra che la destra hegeliana, cioè è lui che inventa questa divisione, e poi perché da quel momento La vita di Gesù torna al centro dell'attenzione e tutta la filosofia importante dell'Ottocento partirà dalla vita di Gesù, da questa opera ponderosa del giovane Strauss, per prendere le distanze oppure per avvicinarsi, e quindi ecco che è la vita che legge Nietzsche, anzi consiglia di leggere alla sorella Elisabeth, è la vita su cui si sofferma Schopenhauer, è la vita che tutta la sinistra hegeliana leggerà attentamente per le decostruzioni che poi saranno elaborate all'interno della sinistra hegeliana. Non dimentichiamoci che è una delle letture privilegiate del giovane Marx. Marx si occupa di religioni, di questioni religiose sino al 1848, e questa vita è estremamente importante per la decostruzione che viene fatta. Mancava da 150 anni, è stata rivista, è stata rimessa a posto, sono state tradotte le citazioni ebraiche, greche e latine, ed è a disposizione. E questi sono alcuni degli esempi che ovviamente fanno parte della collana La coda di paglia, ma non, ce ne sono altri, diciamo così, meno ponderosi, ma non per questo di minor valore. Faccio un esempio, la scelta del filosofo Giuseppe Renzi. Giuseppe Renzi non è un filosofo nel senso hegeliano, parlavamo prima della sinistra e della destra hegeliana, ma è una specie di simpatico matto della filosofia italiana, amico di Mussolini, poi finito in prigione perché con Mussolini non era più d'accordo, lui era amico di Mussolini socialista, poi ovviamente si ritrova su altre posizioni, ordinario all'Università di Genova, si ritrova addirittura ad essere, non giura fedeltà al fascismo, quindi si ritrova ad essere bibliotecario, perché non, c'è un ordine di Mussolini di non licenziarlo, ma di trovargli un posto, una cosa del genere. Lui però non smette mai di pubblicare, di fare, di disfare, e tra le altre cose, oltre a pubblicare una serie di testi estremamente importanti sulla morale, sul concetto di amore, eccetera, pubblica questo studio su Gorgia, che venne ripreso niente meno che da Mario Untersteiner. Quando io parlo di Mario Untersteiner parlo di una persona che coi sofisti e con Gorgia in particolare cioè, fa arrendere tutti, perché non, i quattro volumi pubblicati nella compianta Biblioteca di Studi Superiori della Nuova Italia tra il 49 e il 62, mi ricordo le date perché ci ho passato un po' di notti, ecco, questi quattro volumi pubblicati tra il 49 e il 62, stampati anastaticamente per fortuna da Bompiani, sennò chissà cosa sarebbe successo, ecco, rappresentano praticamente quanto di più profondo sia stato fatto sui sofisti, ma non in ambito italiano, in ambito internazionale. Untersteiner dedicò al saggio su Gorgia un grande elogio, una grande introduzione che qui viene ripresa perché si era perduta. Addirittura lo stesso Untersteiner negli anni 20 pubblicò presso Bocca un saggio dove parlava della capacità di Renzi di leggere il mondo greco, ma era gente che però leggeva il greco e il latino così, forse meglio dell'italiano, perché avevano una cultura chiaramente che non è quella
che oggi va per la maggiore. Io aggiungo anche un'altra cosa. La musica, abbiamo detto di musica, qui abbiamo una curatrice, come è arrivato un altro curatore, io voglio fare degli esempi, perché Maria Bettettini cura un De Musica di Agostino, che è una musica un po' tutta particolare, poi chiaramente qualcuno dirà ma fa parte della musica greca, lo dica pure, fa parte della musica medievale, lo dica pure, a parte che la musica greca è un bel problema, io vorrei sfidare chiunque a entrare in quel volume del 1895 della Teuber di Van Jan che raccoglie i frammenti dei musici greci, io ci ho tentato qualche volta, ne sono uscito con le ossa rotte, ma a parte questo è fondamentale ovviamente per capire tutti i discorsi di quei dannati pitagorici. Va detto che nella collana di Gerardo è uscita un'altra chicca assoluta, che è un pezzo, il primo frammento della storia della musica di Padre Martini. Padre Martini è la persona più simpatica dell'universo. Io penso che se c'è un musicista, un musicologo, anche scritto della musica, più simpatico di lui, insomma, non si può trovare. È stato il maestro di Mozart. Mozart venne in Italia e andò da Padre Martini a prendere lezioni di contrappunto. C'è anche la correzione del compitino di Mozart conservata a Bologna. Ovviamente, se voi andaste, è stato fatto una sera da me, dal maestro Shea, quindi io ho un testimone al di sopra di ogni sospetto. Maestro Fischer si è messo al pianoforte e ha eseguito il brano composto da Mozart e poi il brano corretto da Martini. Com'è più bello quello di Mozart, non corretto, ma però questo è un altro discorso. Ecco, per dire, Padre Martini viveva a Bologna, era infastidito da qualsiasi cosa lo potesse portare anche a un chilometro, per dire, l'arrivo di Farinelli a Bologna, il fatto di andare in periferia solo a salutarlo, gli dava fastidio, non tollerava, lui doveva stare nella sua biblioteca a fare le sue ricerche eruditissime, e persino quando lo chiamò il Papa, di fronte a un ordine del Papa, dovrete togliere finalmente le pantofole, mettere un paio di scarpe e andare a Roma, si sentì infastidito, perché lui togliersi dalla sua biblioteca, e la sua biblioteca oggi è all'Archiginnasio di Bologna, ma all'Archiginnasio di Bologna c'è anche la sua storia della musica, che è una delle cose più erudite del Settecento. Tre volumi stampati da Lelio della Volpe, il quarto è ancora manoscritto ed è lì all'Archiginnasio. Però nei primi tre volumi ci sono la storia della musica degli ebrei, perché per tradizione erano considerati proprio i primi, poi c'è la musica dei greci e poi quella dei romani. Il quarto volume si avvicinava al cristianesimo, perché l'opera, la storia della musica, era stata concepita